Sì, volevo intanto ringraziare Giuliano Buzzetti e il gruppo 2003 per darmi questa opportunità di parlare a una platea tanto distinta e lo voglio fare da due punti di vista. Prima vorrei fare una relazione introduttiva su quello che come economisti vediamo essere la relazione tra ricerca, innovazione e crescita economica o declino economico. E lo farò sulla base di risultati anche di ricerca che ho svolto. La seconda parte della relazione è una riflessione sulla proposta di creare un'agenzia per la ricerca, che, se capisco bene, è l'oggetto principale, uno degli oggetti principali di questo meeting. E lo vorrei fare un po' sulla base di esperienza personale. Sono stato per 5 anni presidente di uno dei panel della ERC Advanced Grant e forse ancora in modo più significativo posso portare la mia esperienza come ricercatore in Svizzera, dove ho avuto beneficiato della contributi alla ricerca di un'agenzia nazionale come la Swiss National Science Foundation. Cominciamo a parlare di crescita economica. Io sono tra coloro che credono che il deficit di ricerca e di innovazione sia alla base dei cattivi risultati economici dell'economia italiana negli ultimi 20 anni, però bisogna anche fare i conti col fatto che nei decenni che hanno preceduto questa crisi l'Italia è stata un'economia forte, che è cresciuta ad un tasso più alto delle grandi economie europee. Quindi vorrei cercare di capire in un'ottica di lungo periodo quale può essere il meccanismo che ha prodotto questo cambiamento e questa involuzione. La teoria economica, parte anche del nostro lavoro con Daron Acemoglu e Philippe Aguillon, sostiene che ci sono due motori principali della crescita economica di lungo periodo. Quando parlo di lungo periodo, non parlo per esempio della politica monetaria o di fattori che possono essere molto importanti nel determinare le sorti dell'economia in un particolare momento, ma se guardiamo al percorso di lungo decenni, allora il motore dell'economia è il cambiamento della produttività. Le imprese investono ed introducono tecnologie superiori, introducono nuovi prodotti e in questo modo l'economia cresce. Il primo motore è investimento che amplia la capacità produttiva, quindi produce quello che viene chiamato approfondimento capitalistico dell'economia e lungo questo processo permette alle imprese di adottare tecnologie che non sono necessariamente nuove, ma sono migliori di quelle che le stesse imprese utilizzavano in precedenza. Quindi all'adozione di tecnologie superiori già esistenti. Il secondo motore è l'innovazione. L'innovazione significa produrre nuove idee che vengono poi introdotte nei processi produttivi e permettono alle imprese di essere più produttive. Ora, se guardiamo all'insieme delle economie mondiali, vediamo che in certa misura naturalmente il primo motore, cioè quello chiamiamolo dell'investimento quantitativo, è più importante in economie che sono relativamente poco sviluppate, che rispetto alla frontiera della tecnologia mondiale sono in qualche modo indietro. E queste economie ovviamente hanno un potenziale di crescere rapidamente utilizzando o introducendo tecnologie che già esistono. E questo è stato, no, è il motore di sviluppo nella gran parte dei paesi del mondo. Sono pochi i paesi che veramente contribuiscono alla creazione di nuove idee. Questo è stato il segreto dei paesi dell'Europa meridionale. L'Italia, la Spagna, il Portogallo nel secondo dopoguerra sono cresciuti con modalità diverse, anche tempistiche diverse, a tassi molto alti. L'Italia era un paese molto più povero di quanto non fossero la Germania, la Francia e il Regno Unito, di quanto non sia adesso. È stato anche il cammino nella prima fase del processo di sviluppo di paesi asiatici, del Giappone, la Corea del Sud negli anni 60, quando hanno cominciato questo processo di convergenza, la Cina negli anni 90, la Cina
la Cina di oggi è un bivio, ma la Cina degli anni 90 è principalmente l'introduzione di tecnologia attraverso investimenti in parte capitale straniero e la competitività di prezzo. Ora, quanto più un paese si avvicina alla frontiera, tanto più difficile è continuare a crescere sulla base di questo motore. In qualche modo non esistono più tante opportunità da introdurre. E questo motore in qualche modo perde forza nel tempo. E questo lo osserviamo nei dati. Vediamo che i paesi che si affidano a questo processo di crescita quantitativa, qualcuno dice anche la Cina oggi è un bivio del processo di sviluppo in questo senso, non sono più capaci di produrre crescita, almeno ai tassi a cui era possibile anteriormente. Ora, queste due fasi del processo di sviluppo richiedono anche politiche e istituzioni differenti, per cui una serie di politiche che funzionano nella prima fase del processo di sviluppo, come la promozione degli investimenti, il supporto di grandi imprese campioni nazionali, la concentrazione di risorse, cosiddetti poli di sviluppo, la protezione delle industrie nascenti e anche un basso costo del lavoro, questi sono fattori importanti nella prima fase del processo di sviluppo. Più importante nel tempo diventa la capacità innovativa, e allora la capacità innovativa ha bisogno di altre politiche: la rimozione delle barriere alle entrate per la costruzione di nuove imprese, l'impulso alla ricerca avanzata. Ad esempio, Fabrizio, hai un laser lì se vuoi, se ti piace. Questa nuova tecnologia. La promozione della ricerca di base e tutte le politiche che in qualche modo rendono la ricerca più efficiente. Ora, in economie a reddito medio-alto come l'Italia, queste diventano particolarmente importanti, e tanto più questa urgenza di introdurre politiche a favore dell'innovazione è diventata importante con il processo di globalizzazione. Cioè, fino agli anni 70, agli anni 80, le economie erano largamente chiuse, c'era un flusso di commercio principalmente tra economie sviluppate, ma a partire dagli anni 80 c'è stato questo grande processo di integrazione mondiale. Questo processo di integrazione mondiale ha un effetto su quelle economie come quella italiana che si sono sviluppate in attività relativamente tradizionali rispetto a paesi come la Germania o la Svizzera, perché riduce i vantaggi comparati di economie che potevano competere grazie a costi del lavoro contenuto, come l'Italia rispetto alla Germania o Nord Europa degli anni 60, e rende più difficile mantenere la competitività nei settori tradizionali quando questa viene in qualche modo minacciata dalla competizione di paesi dove il costo del lavoro è più basso. Questo è un po' il grafico che riassume il contenuto di quanto brevemente spiegato e anche il contenuto della nostra ricerca, e dal punto di vista empirico sembra essere in qualche modo catturare quello che vediamo nei paesi. Diciamo che i paesi, qui vedete nell'asse verticale il tasso di crescita dell'economia, e sull'asse orizzontale la prossimità alla frontiera tecnologica. Quindi quanto più un'economia cresce, tanto più si avvicina alla frontiera tecnologica. Quando un paese è abbastanza lontano dalla frontiera tecnologica, paesi orientati verso l'espansione quantitativa crescono a tassi alti. E ancora una volta la Cina negli anni 90, se vogliamo, anche l'Italia negli anni 60. Quando però ci si avvicina alla frontiera tecnologica, il tasso di crescita diminuisce sempre più rapidamente, e a un certo punto è necessario cambiare il modello di istituzioni, di politiche, e i paesi che non lo fanno, cosa fanno? Cominciano ad avere una caduta rapida del tasso di crescita. E se prendiamo questo punto verde come il punto di arrivo del processo, se vogliamo la crescita dei paesi più avanzati, degli Stati Uniti, un paese che si trova in questa situazione e che ha il modello sbagliato, si trova a divergere anziché a convergere, diventa sempre più povero in termini relativi rispetto ai paesi che sono alla frontiera. Il processo di globalizzazione in qualche modo rende questa trasformazione ancora più urgente, perché a parità di condizioni diventa sempre più difficile sostenere il processo di crescita quantitativa. Veniamo ora all'Italia. L'Italia è un caso tipico di questo processo. Fino agli anni 80 l'Italia era il paese del miracolo economico, e a partire dagli anni 90, soprattutto dalla metà degli anni 90, è un paese del declino economico. E come dicevo prima, fino agli anni 70 la crescita si è giovata di questo processo di espansione quantitativa, alti investimenti, costo del lavoro contenuto, poi all'approssimarsi della frontiera
la globalizzazione, la bassa propensione alla ricerca e all'innovazione è diventata sempre di più un problema per il paese. Quindi questa è la risposta perché l'Italia cresceva e funzionava e a un certo punto ha smesso di funzionare, perché le stesse istituzioni, le stesse politiche che andavano bene quando l'Italia era un paese relativamente povero non vanno più bene negli anni recenti. Questa è l'immagine che probabilmente molti di voi hanno visto, questo è il PIL pro capite dell'Italia rispetto alla media OCSE e all'area euro, quindi un gruppo di paesi che viene mantenuto costante nel tempo. Dagli anni 70 agli anni 80 l'Italia ancora cresceva più rapidamente della media dei paesi dell'area OCSE, poi c'è stato un periodo in qualche modo in cui è rimasta relativamente allo stesso livello, e a partire dalla metà degli anni 90 c'è stato questo tremendo declino, un declino che è unico, solo il Giappone tra le grandi economie ha sperimentato qualcosa di comparabile. Questo è un altro grafico, è un indice di produttività totale, che non sto a spiegare come viene costruito, dove questo confronto è rispetto a un anno base, cioè tutti i paesi hanno il 2010 come 100. Quello che voglio enfatizzare è che la produttività, qui non vuole dire che l'Italia avesse una produttività più alta o più bassa, ma rispetto al benchmark del 2010 c'era una crescita della produttività, che anche osserviamo nelle altre economie, qui sono la Germania, la Francia e gli Stati Uniti, ma a partire dalla metà degli anni 90 l'Italia, unica tra queste economie, ha cominciato un processo di declino, anche assoluto, non solo relativo. L'Italia è un paese con una bassa propensione allo sviluppo, io so che altri relatori porteranno dei dati, questa è la situazione dell'Italia in termini di la percentuale del PIL che viene investita in ricerca e sviluppo. Ora, le grandi economie come la Germania, il Giappone e gli Stati Uniti sono lontane, ma guardate la Cina. Ora, uno dei fatti stilizzati standard che ci sono nell'analisi di questi fattori è che le economie emergenti investono meno in proporzione al loro PIL in ricerca e sviluppo. La Cina ha ampiamente superato già l'Italia, quindi si vede qui questo problema di divergenza sempre più acuta. Se confrontiamo l'Italia alle altre economie europee, ci sono alcune altre economie che sono a livello dell'Italia, sono Portogallo, la Spagna e la Grecia, tutto il resto dell'Europa investe significativamente di più in ricerca e sviluppo. Ora, una delle domande che a volte viene posta è: sì, la ricerca di base è molto bella, ma perché non ci limitiamo a fruire delle idee che vengono create altrove e le applichiamo ai nostri processi produttivi? Non ho una risposta completa a questa domanda, ma empiricamente quello che osserviamo è che la presenza di una forte ricerca di base, ad esempio a livello universitario, ha un effetto significativo sulla propensione delle imprese nella stessa area a produrre innovazione. C'è una serie di studi di studiosi come Jaffe, Henderson, Treitenberg che dimostrano l'importanza di avere dei nuclei di ricerca di base a livello locale per promuovere la crescita a livello locale. Si pensi alla Silicon Valley, ma non è solo la Silicon Valley. In generale questa ricerca dimostra che nonostante i processi di globalizzazione delle idee c'è ancora una necessità di scambio diretto di idee che rende molto forte la complementarità tra ricerca di base ed innovazione. Infatti, se guardiamo, questo non vuole essere una relazione causale, quella che vi sto mostrando, semplicemente una correlazione. Se guardiamo al numero di pubblicazioni nelle riviste che sono nel primo quartile della qualità, secondo la classificazione dell'OCSE, e la spesa di ricerca e sviluppo con percentuale nel PIL di un paese, tra paesi europei, vediamo che c'è una correlazione molto alta. Quindi l'Italia, ancora una volta, è bassa in entrambi. Ora qui la relazione non è causale, potrebbe essere che... Però voglio solo sottolineare questo elemento di complementarietà. Un altro grafico che vorrei mostrare è in che misura la crescita economica negli ultimi 20 anni è correlata con l'investimento in ricerca e sviluppo. La correlazione tra paesi europei è altissima, come vedete. Questo grafico
mostra che sono i paesi che hanno investito di più in ricerca e sviluppo quelli che sono riusciti ad ottenere tassi di crescita dell'economia più alta, sistematicamente. Ovviamente ci sono variazioni, sarete magari sorpresi di vedere la Germania qui, ma qui, la Germania è andata molto bene negli ultimi anni, ma prima ha avuto una fase di stagnazione, il post-unificazione e così via, quindi nel tempo in realtà la Germania è andata sempre meglio e nel tempo economie come la Grecia o la Spagna sono andate invece sempre peggio, quindi se vi mostrassi lo stesso grafico per il periodo posteriore alla recessione, alla Great Recession, vedremmo che questa relazione è ancora più forte. L'Italia spende poco e di nuovo poco. L'Italia in termini di numero di ricercatori per 1000 abitanti è nella coda della distribuzione dei paesi europei. In termini di numero di pubblicazioni, ancora una volta normalizzato per il numero di abitanti, è ancora sfortunatamente nella coda. E anche nella coda in termini di brevetti, di innovazione. Se guardiamo il numero di brevetti triadici, cioè che vengono presentati all'ufficio brevetti della Unione Europea, del Giappone e degli Stati Uniti, l'Italia è un paese che ha un numero molto limitato di brevetti. Anche l'impatto delle pubblicazioni scientifiche è basso. Questo è il quadro delle ERC grants, il numero di ERC grants che viene erogato in Italia. Se lo normalizziamo rispetto al numero di abitanti è basso. Ora, una cosa che vorrei dire per non dare l'impressione che sto cercando di convincere che c'è cattiva qualità della ricerca in Italia, è che se per esempio guardiamo al numero di pubblicazioni sempre in riviste nel primo quartile della qualità, per ricercatore la situazione dell'Italia non è particolarmente negativa, anzi, l'Italia, una volta che facciamo questa normalizzazione, va meglio di paesi come la Germania, la Francia, addirittura gli Stati Uniti. Sono solo alcuni paesi molto piccoli, come la Svizzera, che hanno... Notare che qui stiamo parlando del paese dove l'istituzione si trova, non della nazionalità del ricercatore. Io, ad esempio, quando pubblico sono contato tra gli svizzeri, non tra gli italiani. Vorrei a questo punto entrare, nei due minuti che mi rimangono, magari ne prendo tre, nel secondo punto della mia presentazione. E ho pensato, potrei parlare dell'esperienza all'IRC, ma invece forse è più interessante che parli dell'esperienza in Svizzera, perché in qualche modo parlerò di un'agenzia nazionale rispetto ad una che è sovranazionale. La Svizzera, come avete visto, è uno dei paesi che più investe in ricerca e sviluppo. La gran parte di questo investimento viene fatta dall'industria privata, ma c'è anche una forte presenza pubblica. Il 15% della spesa è fatta a livello delle autorità federali, il 10% a livello dei cantoni. L'Agenzia della Ricerca svizzera, che si chiama SNSF, Swiss National Science Foundation, rappresenta circa un quarto della spesa federale elvetica totale in ricerca e sviluppo. Quindi ha un budget annuale di circa 800 milioni di euro. Qui stiamo quel numero cambia a seconda del tasso di cambio. Ho fatto il cambio un certo giorno e quindi questo è l'ordine di grandezza. Ora, se l'Italia avesse un'agenzia per la ricerca che volesse produrre lo stesso servizio, l'Italia è il paese più grande della Svizzera. Se aggiustassimo in termini della popolazione, dovremmo pensare a un budget di 6.000 milioni di euro. Facciamo una cosa meno ambiziosa, aggiustiamo sulla base del PIL. La Svizzera è più piccola ma è più ricca, quindi siamo un po' meno ambiziosi, aggiustiamo sulla base del PIL come proporzione al PIL. Arriveremo a un numero che è pur sempre di 2.400 milioni per l'Italia. Questa è la situazione che poi ha un impatto sui singoli ricercatori, in Svizzera rispetto all'Italia. Che cosa fa l'SNSF? Non ho sentito. Ancora due minuti. Intanto ha varie forme di finanziamento, progetti individuali, tipicamente dell'ordine di 300-400 mila franchi svizzeri, a cui si può accedere due volte all'anno. Poi ci sono grandi progetti, il progetto Ambizione, ci sono borse dottorali per andare all'estero e così via. I bandi di concorso sono regolari e frequenti, la valutazione viene basata su un processo di referisi internazionali anonimi
e a finanziamento erogato il potere decisionale non è nelle mani dell'istituzione che, dove una persona, dove un ricercatore lavora, ma del PI. Questo è molto importante, questo è anche uno dei principi dell'IRC. Togliere la capture delle istituzioni che spesso con la loro burocrazia locale in qualche modo pongono dei vincoli assolutamente irragionevoli. E vengo al punto dell'Agenzia Nazionale della Ricerca. Qual è, secondo me, sono i desiderata di una riforma? Beh, il finanziamento deve essere cospicuo e regolare, per cui i migliori ricercatori hanno l'incentivo di far domanda a questi fondi. Non deve essere un finanziamento a pioggia, non deve essere ogni anno legato all'incertezza del bargaining fra i diversi ministeri, quindi se capisco bene questa è la logica anche di chiedere che questa agenzia in Italia sia alla dipendenza della Presidenza del Consiglio. In un paese probabilmente con una situazione politica diversa questo potrebbe non essere necessario. Credo che sia anche importante che i criteri di valutazione siano innanzitutto su progetti e che questi progetti vengano valutati sulla base del merito scientifico. Molto spesso, ad esempio, se penso al sistema di erogazione di fondi a livello europeo prima dell'IRC, c'erano tutta una serie di altri criteri che stavano al di sopra del merito scientifico. Penso alla necessità di avere network tra università. Queste sono cose molto belle e molto spesso le facciamo automaticamente, ma non ha senso che il legislatore le imponga, che se c'è un ricercatore eccellente in un'area dove abbiamo un solo ricercatore in Italia che è un genio, quel ricercatore non può avere fondi perché oppure deve inventarsi un network con altre università. L'interdisciplinarietà, anche quella è una cosa bellissima, veniva enfatizzata da Luigi Nicolais prima, però nella stessa disciplina c'è ricerca che per sua natura interdisciplinare e ricerca che non lo è. Perché la parcellizzazione dei saperi non è sempre un problema. L'eccessiva parcellizzazione dei saperi lo può essere, ma il fatto che debba essere interdisciplinare tende spesso a diventare un vincolo assurdo che crea delle false forme di interdisciplinarietà. Quindi io credo che questo sia anche importante. Mi avvio alla conclusione. Credo che sia importante avere categorie speciali per i giovani, quindi creare dei fondi che specificamente si rivolgono ai giovani, e anche che favoriscano il rientro dall'estero con clausole speciali di chi è già fuori. Concludo con questa piccola relazione con alcune frasi dette da persone famose. Tremonti un giorno disse: con la cultura non si mangia. Come economista, con la nostra dose di cinismo che abbiamo come economisti, tutti ci accusano sempre di essere cinici, dico attenzione perché se non facciamo ricerca si mangerà poco nel futuro. Matteo Renzi ha detto qualcosa di più promettente: investire sugli italiani. Questo suona meglio, ma è necessario accelerare le riforme, è necessario creare nuove istituzioni, l'Agenzia della Ricerca è sicuramente un passo in quella direzione. La prima domanda che arriverà è: dove sono le risorse? Come economista posso dire una cosa: certe operazioni e certe riforme, come l'abolizione di tasse, quale l'IMU, la TASI, che sono poco popolari quanto efficienti dal punto di vista economico, queste hanno permesso probabilmente una certa popolarità al governo, però non era meglio investire questo nel futuro del paese?